Nessun contagio da giorni all'interno della struttura, un ospedale blindato e sicuro. Stiamo parlando del Mazzini di Teramo, che dopo essere stato sorpreso inizialmente dallo tsunami coronavirus, si è riorganizzato in maniera esemplare. Come prima cosa la trasformazione dell'ex sanatorio, che è diventato un terzo lotto interamente Covid, con l'ampliamento del reparto di malattie infettive, la creazione di una rianimazione dedicata, sale operatorie di emergenza e posti letto per malati oncologici positivi. All'interno dell'8-3 erano presenti l'hospice, il reparto di psichiatria e il reparto di malattie infettive. Proprio quest'ultimo era un reparto che da poco ristrutturato, che presentava tutti i requisiti per ospitare pazienti contagiosi. Per tale motivo abbiamo così deciso che per rispondere all'immediata emergenza sanitaria di trasformare quest'area in un'area dedicata a Covid. Gli ingressi del Mazzini sono tutti attualmente presidiati. Chiunque si rechi oggi in ospedale deve passare per un pre-triage esterno. Chi poi deve ricoverarsi dovrà effettuare prima un tampone, essere sistemato in una stanza singola in attesa della risposta. C'è anche la possibilità di eseguire un'TAC esterna per evitare contaminazioni nel reparto di radiologia. Ad oggi c'è una chiara suddivisione dell'area di degenza Covid rispetto a quella no Covid, e questo naturalmente è un sistema che ha funzionato, almeno sta funzionando sino ad ora. Basta pensare che il personale sanitario, che è regolarmente sottoposto all'esecuzione di tamponi, non ha fatto più registrare casi di positività da alcune settimane. Un'altra decisione molto importante adottata dalla nostra ASL è stata quella di dotarsi di una TAC esterna mobile, posta nelle immediate vicinanze del pronto soccorso, raggiungibile con un percorso esterno, e che è uno strumento molto importante nell'iter diagnostico del paziente affetto da Covid. Percorsi rigidi in sicurezza al Mazzini anche per chi deve subire operazioni chirurgiche. In questa sala prevalentemente possono essere svolti interventi specialistici neurochirurgici, di chirurgia vascolare e di chirurgia ortopedica. Una volta effettuato l'intervento chirurgico, gli operatori sanitari, mediante delle procedure codificate, effettuano degli step di decontaminazione attraverso due zone filtro. Una serie di misure fortemente contenitive, quella che l'ASL di Teramo ha inteso applicare al Mazzini e che ha dato come risultato il contagio zero e tanti guariti. Un ospedale che, a parte qualche insicurezza iniziale, ha contribuito a salvare la città dalla pandemia.